Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ale, beh, che è sulla flat tax ci si guadagna, è indubbio, nel senso che parliamo di un'imposta sostitutiva del 15%, però paradossalmente, innalzando da 65.000 a 85.000 euro, questo dovrebbe favorire, come dire, una maggiore propensione a dichiarare, perché con il meccanismo della flat tax tutti, soprattutto i lavoratori autonomi, tendono a rimanere sotto i 65.000 euro. Quindi paradossalmente... Cioè, quindi mi stai dicendo che l'attuale flat tax è un po' criminogena? No, cioè, nel senso oltre che i 65 con faccio il nero. No, con il cioè, accade anche questo, perché un lavoratore autonomo che a novembre-dicembre già raggiunge la soglia dei 65.000 euro e deve magari fatturare altri 10.000 euro, preferisce fatturarli l'anno successivo e non nell'anno in corso, perché anche per l'anno successivo si porterebbe anche l'imposta sostitutiva. Quindi teoricamente, nel momento in cui tu dai un maggiore respiro da 65 a 85.000 euro, liberi quelle persone che teoricamente tendono a rimanere sotto soglia per sfruttare il 15%, che rispetto alla tassazione ordinaria è comunque vantaggioso. Allora, vedo un sorriso